Sai come consultare le previsioni meteo prima di uscire in barca? Adesso ti svelo un dettaglio che ti tornerà molto utile per evitare che tu possa trovarti in mezzo a una tempesta. Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo e come ben sapete, uscire in mare senza avere alcuna informazione su quella che sarà l'evoluzione meteorologica è una pura follia. Per navigare in sicurezza è infatti sempre bene consultare le previsioni meteo. Come molti di voi sapranno, i mari che bagnano le nostre coste sono caratterizzati da frequenti cambi di tempo, piuttosto repentini, spesso del tutto imprevisti. Pertanto, maggiori sono le informazioni che si possono raccogliere prima di mettersi in mare durante la navigazione, minori saranno le probabilità di trovarsi nel bel mezzo di una tempesta, con tutti i rischi che questo comporta. Dunque, per prima cosa, è alquanto semplice consultare le previsioni meteorologiche online, preferendo ovviamente quelle realizzate espressamente per la navigazione in mare. Altro strumento è la carta sinottica, c'è una mappa particolare che indica quelli che sono i fronti, le depressioni e gli anticicloni di un'area molto vasta, molto estesa. Ovviamente non bisogna mai scordare che uno strumento prezioso per conoscere il meteo a bordo è la radio VHF, con le sue comunicazioni regolari nel tempo circa la situazione meteorologica. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare fornisce aggiornamenti sul canale 16 del VHF a partire dalla mezzanotte fino alle 6, alle 12, alle 18. E non è tutto qui, in quanto vanno tenute in considerazione anche le informazioni che possono arrivare dalle varie stazioni radiocostiere. Ci sono poi gli avvisi eccezionali come gli avvisi naviganti e gli avvisi di burrasca. Infine, chi vuole avere informazioni aggiornate può dotarsi di una piccola stazione meteorologica per barca, completa di sensori esterni, con la quale avere informazioni sulla temperatura, sull'umidità, sulla pressione atmosferica, sulla velocità del vento e via dicendo. E tu, come consulti le previsioni meteo? Scrivicelo nei commenti e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.